orientamento e non solo. L'Istituto Alberghiero di Locri, una delle realtà scolastiche più importanti, presenta al territorio la sua ricca offerta formativa, che spazia dal settore enogastronomico-ristorativo a quello turistico. Una realtà che avrà a breve anche una nuova casa, un nuovo e moderno istituto che tra qualche mese ospiterà aule e laboratori dei giovani chef del domani. È un incontro che possiamo definire una sintesi finale di tutte quelle attività che sono state intraprese e portate avanti in questi giorni da bravissimi collaboratori, da bravissimi professori che si sono appunto recati negli istituti comprensivi della nostra provincia per promuovere il nostro istituto e naturalmente i vari indirizzi, enogastronomia, accoglienza turistica, sala e vendita e anche pasticceria. C'è stata questa new entry che ha avuto tantissimo successo, abbiamo dei maestri pasticceri bravissimi e addirittura abbiamo dovuto effettuare un sorteggio perché gli iscritti erano più numerosi di quello che noi potevamo permetterci, perché una cosa da sottolineare è che siamo ospiti di una struttura fatiscente con tante problematiche, per cui ho dovuto per motivi di sicurezza fare un sorteggio. Che dire, l'orientamento sì è fondamentale ed è molto importante orientare questi ragazzi che non sono nemmeno consapevoli dei propri talenti. L'Istituto Alberghiero è una bella realtà che offre delle prospettive occupazionali significative, quindi proprio perché dà ai propri diplomati delle competenze spendibili immediatamente nel mercato del lavoro, non soltanto in Italia ma all'estero, in un settore che grazie a Dio sembra non conoscere, almeno sia pure in forma ridotta, sembra non conoscere tutte le criticità e i problemi che derivano dalla pesante e devastante crisi economica di questi tempi. Quindi che dire, iscrivetevi all'alberghiero, si cucina bene, si sta bene, sicuramente però si deve studiare seriamente anche le materie comuni. Quindi stiamo un pochino stringendo perché l'italiano non deve essere più una lingua straniera in nessuna scuola, le lingue straniere sono importanti e da quest'anno in particolare l'educazione, io sono un pochino rigida e quindi sto lavorando moltissimo sul fronte della disciplina e del comportamento, forse sarò un po' antipatica, però le mamme vogliono essere tranquille a casa. Architetto, il settore dell'edilizia scolastica è risaputamente qui da noi al sud un po' un tasto dolente, però oggi invece diamo prova del contrario. Certo, ne daremo anche in futuro. È da qualche anno che si sta lavorando alacremente in questo settore. Io dirigo questo settore da solo un anno. Il presidente Raffa, insieme a me, insieme al delegato, il dottore Cara, quando c'è stato il sindaco calabrese come assessore alla pubblica istruzione, stanno dando un impulso notevole. Purtroppo i risultati si vedono a distanza di anni, però oggi possiamo dire che i risultati ci sono, sono formali, ufficiali, non è la famosa inaugurazione senza poi far proseguire nulla. Abbiamo sottoscritto, io personalmente ho sottoscritto a Roma un mutuo da 6 milioni e mezzo di euro per questo istituto, i tempi sono contingentati. Diciamo noi siamo certi che prima di settembre metteremo la prima pietra e che in due anni scolastici da settembre avremo il nuovo istituto importante, come avete visto, architettonicamente all'avanguardia, funzionale, che permetterà di avere un polo importante e fare da contraltare a quello che è, diciamo, la valenza dell'istituto già a livello nazionale ben riconosciuto. Oltre a questo, già sull'Ocri abbiamo un altro intervento importante da quasi 4 milioni per l'IPSIA. Sindaco, l'Istituto Alberghiero, una grande risorsa per il territorio, per Locri, che avrà finalmente una nuova casa. E che casa, diciamolo? Sì, diciamo che si sta lavorando a completare questo iter procedurale lunghissimo e finalmente oggi si comincia a vedere qualcosa di concreto. Finalmente c'è un appalto definito, c'è un progetto, soprattutto ci sono le risorse economiche. E questo è il merito di una sinergia che si è creata anche tra le istituzioni comunali, la istituzione del comune e la provincia. Questo finanziamento messo a disposizione dalla regione nel 2005-2006 e da quello che abbiamo visto da qui a qualche mese potrebbe esserci la posta della prima pietra. È sicuramente un risultato storico per la città di Locri, che da anni attendeva una nuova sede per questa importante struttura scolastica. E soprattutto anche grande attenzione nei confronti degli studenti che guardano con piacere a questo istituto.
un istituto importante non solo nel panorama regionale delle istituzioni scolastiche, ma si è distinto anche per importanti attività didattiche sul territorio nazionale. Merito anche dei predecessori, la dottoressa Labate, oggi dirigente, il presidente Magri, il professore Galasso. E oggi con questa nuova, quando ci sarà la nuova sede, speriamo nei 21 mesi previsti dall'appalto, sicuramente l'Istituto di Locri oggi vanta un numero importante di studenti, sono oltre 700, potrebbe crescere notevolmente, ma soprattutto gli studenti di questa struttura scolastica potrebbero finalmente lavorare in condizioni dignitose. Fino ad oggi non è stato possibile e malgrado una struttura non adeguata hanno ottenuto ottimi risultati.